Grazie Presidente. Dunque, proseguendo il discorso poc'anzi interrotto, noi in questo ordine del giorno enfatizziamo alcuni aspetti che sono comunque già insiti nel regolamento, ma riteniamo importanti, e mi riferisco appunto a quello che dicevo prima, cioè governare il transitorio, quindi nel più breve tempo possibile mettere in atto tutte le iniziative che sono necessarie per uniformare le procedure di selezione ed affidamento del servizio sul territorio di Roma Capitale, in termini temporali e non solo, garantendo ovviamente l'avvio contestuale del servizio in tutte le scuole. L'altro aspetto è quello appunto relativo alle modalità di selezione degli organismi affidatari, che devono assolutamente favorire, privilegiare l'applicazione del principio che abbiamo poc'anzi citato, ovvero del principio di continuità educativa tra l'operatore e l'alunno. Rispetto invece a quanto abbiamo detto anche nel credo nostro di partecipazione, nell'emendamento che illustreremo a breve viene istituito un osservatorio a fronte del monitoraggio. Noi chiediamo a questa giunta, alla sindaca, di promuovere la partecipazione anche della consulta cittadina permanente sui problemi delle persone handicappate alle attività di questo osservatorio, proprio in virtù del suo ruolo di rappresentatività. E infine chiediamo di promuovere l'istituzione di un tavolo interistituzionale tecnico che abbia lo scopo di finalizzare quanto prima il protocollo che viene citato nell'articolo 18,2 dell'approvando regolamento, relativo alla formulazione di una scheda di valutazione che sia uniforme su tutto il territorio cittadino. Voteremo favorevolmente a quest'ordine del giorno. Grazie.